Buonasera amici dalla Palamoncada di Agrigento, ciao a tutti amici di tutti.it in particolare. Siamo in compagnia di Luigi Fontana, che è un ragazzo che segue la Fortitudo da lontano ed è encomiabile il suo atteggiamento ogni domenica. Adesso magari ci racconterai brevemente la tua storia, il fatto che il amore per la Fortitudo non ha condizionamenti, non ci sono barriere. Arrivi ogni domenica qua alla Palamoncada per vedere la partita. Oggi per me è un piacere averti qui, essere in tua compagnia. Diciamo però prima com'è andata la partita. È andata alla grande, perché sappiamo tutti di questa importanza di questa Agrigento Rieti. È andata alla grande, è andata alla grande perché abbiamo vinto 83-74. Una partita iniziata alla grande con un primo quarto straordinario, poi piano piano Rieti è rientrata e alla fine un quarto quarto straripante è stato fondamentale per Agrigento. Sì, lo aveva detto coach Franco Gianni, che questa era una partita, possiamo dire così, uno spartiacque, perché come voleva dire o playoff o una posizione anonimata alla fine della classifica, o addirittura anche playout. Meno male, la Fortitudo ha vinto, sempre con quel patema d'animo del terzo, quarto, quarto, perché ci fa soffrire sempre. Però l'importante, la prestazione c'è stata, come abbiamo detto in telecronaca, perché oggi mi hai dato l'onore di aiutarti nel commento tecnico. Un grande Williams nel quarto quarto che ci ha permesso di portare a casa questa vittoria, che ripeto, importantissima, grazie alla quale abbiamo raggiunto questo treno playoff. Mi pare siamo ottavi o settimi. Raccontiamo un attimo brevemente com'è andata la partita, perché sicuramente ai nostri ascoltatori interessa, soprattutto per quelli che non erano qui al Palamoncada. C'è stato un primo quarto straordinario della Fortitudo. Williams, che non i soliti, Evangelista soprattutto, ha fatto un grandissimo primo quarto. Rieti sembrava totalmente fuori partita, poi invece è rientrata piano piano nel secondo e il terzo. Ha un giocatore straordinario che è Zaid Hurst, che ha messo a segno 31 punti, se non ricordo male. Aspettate, vado subito a controllare. Mi pare di sì. Comunque adesso ve lo dirò. Abbinato a un giocatore Lasewer, che è un giocatore con tantissime potenzialità, ma oggi ha giocato in maniera disastrosa. Sono 32 punti di Hurst. La prestazione negativa di Olasuer sicuramente ha pesato per Rieti. Oggi c'è stato un grandissimo Cannon come al solito, Williams come sottolineato da Luigi in telecronaca, che ha giocato davvero in maniera straordinaria, soprattutto nell'ultimo quarto, prendendosi sulle spalle la squadra letteralmente. E poi il solito Evangelisti è un buonissimo Pepe, e davvero la paternità non gli fa proprio malissimo a questo ragazzo. Speriamo che... Lovisotto, sì, Lovisotto ha messo gioco a segno sporco, gioco sporco, sì, la tripla del più 13 è stata molto importante, difesa buonissima su carenze in un momento chiave della partita. No, tutti bene, decisamente tutti bene. Ambrosin, non lo dimentichiamo, Ambrosin, che Ari, vediamo 9 punti, ma ci sono 7 falli subiti di questo ragazzo. Anche Cannon, non lo stiamo, dicono già 7 punti di Cannon, non lo stiamo menzionando, però il suo lo fa sempre, porta a casa la pagnotta. 17 punti, un 3 su 4 da 3, 12 rimbalzi. Abbiamo menzionato, però una buonissima prestazione la sua. Ok, noi chiudiamo perché il tempo è quello che è, tra l'altro sono le 8:20, non siamo pazzi, ma è veramente così. È successo che l'avvio della partita è stato ritardato di una ventina di minuti perché l'ambulanza è arrivata 20 minuti dopo. Tra l'altro dobbiamo sottolineare anche una scelta sportiva, molto sportiva di Rieti, perché si sta profilando la possibilità di perdere la partita 20-0 a tavolino proprio per questo ritardo. Invece Rieti ha preferito passarci sopra e giocare, quindi un plauso anche alla società di Rieti. Per ultima cosa, dicevo appunto, non solo la partita è iniziata in ritardo, ma è stata molto spezzettata alle scelte arbitrali. Infatti 4 giocatori sono usciti per 5 falli, una partita molto violenta, ovviamente non sfociando nella violenza fisica e umana, violenza sportiva, che ci può stare. Detto questo, ciao a tutti, un saluto. Ciao a tutti, alla prossima raccontiamo la mia carriera del basket. Va bene, perché siamo in ritardo. Ok, alla prossima, ciao. Ciao.